Benvenuti nell'ottavo episodio della carriera allenatore con il Cambridge United. La carriera fatta solo per voi, dedicata solo a voi che siete i veri fedelissimi di questo canale. Prima di iniziare però io come sempre vi invito a lasciare un bel mi piace per supportare questa carriera. E vi ricordo che questa serie uscirà tutte le sere alle ore 19. Prendetevi quindi sempre 10, 15, 20 minuti della vostra giornata da dedicare a questa serie. Non perdiamo tempo e iniziamo subito, perché oggi voglio addirittura giocare 4 partite. Sì signori, sono un pazzo, 4 partite. Abbiamo le prime due, che sono le ultime del mese di settembre, e poi le prime due del mese di ottobre, tutte e 4 di campionato. Questa qui invece è la classifica, siamo al secondo posto con 21 punti, ora sfidiamo il Blackpool, squadra che si trova al 15° posto con 12 punti. Questa qui invece è la formazione, siamo al 99% di forma fisica con 75% di lucidità. Attenzione perché è tornato finalmente Okedina, lui è un titolare di questa squadra, però adesso non sta ancora al 100%, lo portiamo con noi, vediamo se magari gli possiamo concedere gli ultimi 20-25 minuti per fargli riprendere un po' la condizione fisica. Andiamo quindi subito a giocare la prima partita di questo video contro il Blackpool, che giocano con un 5-3-2 con la tattica del tiki-taka. Mamma mia, sono i peggiori questi. Andiamo dentro, Blackpool, Cambridge United. Hamilton, eccolo qui signori, CJ Hamilton. Questo è quello che ha fatto GTA San Andreas, CJ. È lui signori, è lui con un altro passaporto. Ci siamo, Blackpool, Cambridge United. Abbiamo anche giocatori illegali ricercati dalla polizia in questa squadra. Un prete, un carcerato, c'è un po' di tutto ragazzi. Rhodes, raga, dall'altro lato per Lyons. Attenzione qui perché c'è Rhodes che potrebbe calciare, invece no, bravo Rossi. Quanto è bravo raga Rossi, mamma mia. Cioè sarà veramente difficile adesso trovare spazio per Okedina. Buono quel tocco con Ambrosino. Schumacher può andare in velocità, spalanca là la Schumacher, può andare fino in fondo, vediamo se riesce anche magari a tirare sinistro da una posizione semi impossibile. Palla sul palo, poi è uscita. Ma come no? Ma io l'ho vista fuori, ma era nettamente fuori. Attenzione qui perché riescono a bucare Bennett. Occhio, troppo spazio, cross dentro, bravissimo Rossi. Sempre puntuale, sempre preciso. Fine primo tempo. Allora, solita staffetta, fuori Gargano, dentro il prete. Camposso, ottimo recupero palla, Schumacher, attenzione qui, Schumacher può accelerare, Schumacher. No, oddio, è passato. Schumacher ancora, Schumacher destro. Pallone parato dal portiere, mamma mia. Schumacher è così raga, spalanca l'ala, apre il DRS. Attenzione qui, vado, è volato giù. Attenzione, buco, Padelli, ma è tutto fermo, fuori gioco. In difesa continuiamo un po' a soffrire, eh. Voglio fare un cambio anche sulle fasce, mettiamo Kai a destra. Per il resto squadra confermata. Thompson, ancora loro che insistono, siamo un po' crollati in questi ultimi minuti. Cross dentro, tutti a vuoto, occhio, sinistro, bravissimo, il raccomandato. Bravo, occhio a contropiede qui con Schumacher che può andare velocissimo, spalancala ancora Schumacher, è difficile però perché è un po' stanco e quindi rallenta, può andare dentro, potrei anche appoggiare però facciamo salire la squadra, quindi andiamo dall'altro lato, Leandro il prete allarga dall'altro, no, ha peccato, per l'ultimo minuto ho fatto salire Yu che quindi gioca davanti, non è più un difensore centrale, attenzione qui, caga dentro per Bennett può andare fino in fondo, Bennett è velocissimo, Bennett 1 contro 1, Bennett destro, tiro centrale, la palla resta lì, incredibile, abbiamo avuto l'occasione con il nostro Bennett all'89esimo, siamo riusciti però a sfruttarla. Attenzione qui, ancora buona con Madibo di testa, salta Ambrosino, non riesce a tenere l'Ambrosino. A questo punto l'arbitro fischia alla fine della partita. 0-0. Se non erro, è il primo 0-0 della stagione. Avanziamo nel calendario perché adesso sfidiamo la 22esima della classe. Questa è la classifica, siamo ancora secondi con 22 punti. Il derby county è praticamente andato, sono 5 punti di distacco, 21 gol fatti, miglior difesa, miglior attacco. La squadra come sta? Sta abbastanza bene. Hamilton ha il meno 1, non so per quale motivo. E allora sapete che vi dico, ci butto Kai dal primo minuto. Per il resto la squadra è confermata, Okedina non sta ancora benissimo e molti nei commenti mi avete anche suggerito di dare più fiducia a Etete, il giocatore che abbiamo preso appunto in prestito. Avete ragione, però io cerco sempre comunque di dare priorità ai giocatori che sono nostri. Però ci sta, devo metterlo di più, soprattutto nelle partite in cui non riusciamo a segnare. Andiamo a giocare quindi contro la 22esima della classe, non possiamo fallire adesso, bisogna portare a casa i 3 punti. Andiamo! Siamo signori, siamo in casa, davanti a tutti quanti i nostri tifosi e non li possiamo deludere perché hanno pagato caro questo biglietto, 1000 euro in curva. Squadra in difficoltà a livello economico e quindi deve in qualche modo guadagnare sui tifosi. Schumacher, tocco per Ambrosino, buono lo scarico per Campos che la alza, grandissima per Kakai che può andare avanti alla porta, poi la mette dentro, cross, oddio mio, tornano via però ci siamo ancora noi e stiamo giocando bene, bene, tocco per Gargano che allaga dall'altro lato, buonissima per Ambrosino, Ambrosino dribbling, Ambrosino destro, Ambrosino super parata del portiere. Calcio d'angolo, batte Schumacher, non ci arriva nessuno ma ci siamo ancora noi sulla ribattuta, vogliamo segnare cavolo. Schumacher, tocco dentro per Yuda Bow che si gira, ok con calma,
con calma, allaga dall'altro lato, buono il tocco per Campos che può andare fino in fondo, poi cross dentro, sembra buono invece no, rimettila dentro, è buona, oddio mio, che sta accadendo, Asimue, tocco buono per Madibo, buono lo scarico per Schumacher, attenzione al secondo palo perché c'è l'inserimento dentro, è buona, di testa ci arriva, pallone fuori, la testa storta tiene Kai Kai, calcio d'angolo per loro, attenzione, la palla sulla traversa, e poi rete, gol di Thompson. 1-0, siamo sotto. Mi gioco la carta e tete. A destra ci metto Hamilton. Ancora loro che insistono. Attenzione qui, dentro, bassa. Padelli non la prende, palo. La palla resta lì. Oddio mio, ma perché faccio queste cose? Perché? Dovevo uscire basso con Padelli. Ci ha messo 3 ore Padelli per passare la palla. Ma è ovvio, un portiere non può essere veloce come un giocatore di movimento a passare la palla. A Simue, tocco per Schumacher che può mettere la dentro, il cross è buono e Tete non ci arriva, ma dove deve arrivare quel provolone? No, contropiede raga, qua subiamo il capo tecnico, attenzione qua, largano dall'altro lato, Padelli miracolo, la squadra non c'è, attenzione qui, Ambrosino può guardare dentro, il movimento, Schumacher di prima subito dentro, ma per Campos, perché l'hai fatta larga, c'è Tete in mezzo, cross è buono per Tete, che prova, ma che stava provando a fare, uno scorpione, Schumacher, tocco buono per Asimue, mezzo però, devo per forza fare questi palloni così, devo per forza buttare la palla dentro, a me non mi piace buttare la palla dentro, attenzione qui, Madibo, caccia dalla distanza, pallone parato in qualche modo, Mahmoud, e la palla va in corner, c'è anche il portiere in mezzo, attenzione qui, Schumacher, però non c'è nessuno, attenzione, rimettila dentro, la palla va al portiere, attenzione qui, Bennett, finisce qui, perdiamo la seconda, 2-0, Per la prima volta in questa carriera il Cambridge sembra essere in crisi, ma è proprio in questi momenti che si vedono i veri tifosi. Prossima partita contro la 16ª, siamo terzi a pari punti con l'Oxford. È destino, raga, sono proprio loro che ci vogliono togliere il posto. Io non voglio andare ai playoff, io voglio andare direttamente in Championship, quindi dobbiamo arrivare ai secondi perché la prima ormai è andata. Il secondo posto è il nostro obiettivo. La squadra sta bene, 100% di forma fisica, 73 di lucidità. Io faccio una mossa che non vi piacerà. Fuori Yudavou, dentro Okedina. Il ritorno di Okedina. Adesso sta leggermente meglio rispetto a prima, quindi può giocare titolare. A destra ritorna Hamilton e poi, signori, fuori Walter Gargano, dentro il prete. Bisogna fare delle mosse anche abbastanza importanti e poi soprattutto, raga, io a livello di istruzioni devo... devo mettere rimani in avanti, però ce l'ha già rimani in avanti. Centrale per Campos, rimani in avanti, entri in area per i cross e sempre svaria perché sono troppo dietro, raga. Cioè Ambrosino e Campos, forse con i tagli non ve ne rendete conto, ma sono troppo bassi. Ah, così non va, ragazzi, così non va. C'è da lavorare ancora tanto, ma lo sapevamo. Andiamo dentro, altra squadra che utilizza il tiki-taka, tattica che noi soffriamo tantissimo, ed è per questo motivo che ho messo un centrocampo un po' più fisico con il prete e Madibo. Andiamo dentro, tutto pronto, ci siamo, ragazzi. Ci siamo, le squadre sono in campo, si parte, siamo a difficoltà estrema comunque. Sapevamo che avevamo delle difficoltà, che avremmo avuto delle difficoltà. Bisogna solo essere bravi, compatti e restare vicino alla squadra in questi momenti complicati. Madibo, ottimo recupero palla, poi ho visto un movimento strano del giocatore, non so cosa sia successo. Attenzione qua, Hamilton, tocco dentro, basso, è buono, Ambrosino non riesce, Ambrosino di fisico, se ne va, Ambrosino sinistro, tiro parato, la palla resta lì, rimetterà dentro ancora. Incredibile. Calcio d'angolo, batte Schumacher, Campos schiaccia, non ci arriva però, ancora buona per lui che può metterla dentro, però è veramente difficile. Campos va, destro, c'entra, incredibile. Ancora parata di Brian, sembra stregato questa partita, questo video. Attenzione qui, Campos non ci arriva, poi la palla in qualche modo viene allontanata via. Anche nella partita di prima, cioè abbiamo dominato, raga, abbiamo dominato nei primi 20 minuti. Bennett, ottimo dribbling, Bennett può andare dentro, bassa, oh, gli è passata senza neanche sapere come. Ok, cross, dentro, è buona, scorpio. Ma cos'era? Cos'era quella roba lì? Schumacher. Attaccano loro per la prima volta. Destro, Padelli la tiene lì. Bravo Padelli, con la colla sui guanti. L'ho visto negli spogliatoi che si è messo la colla sui guanti. Beh, non penso che sia regolare. Hamilton, tocco dentro. È buona per Ambrosino che può andare in velocità. Eccolo qui, Ambrosino, il più criticato. Ambrosino, tocco dentro. E passa, sinistro, rete. È tutto buono. Sblocchiamo il video. Il primo gol del video arriva al 66esimo della terza partita. Siamo in difficoltà. Questo è evidente, ma lo sapevamo. Attaccano loro. Attenzione qui. Bravissima Simone, poi Rossi, mamma mia, Rossi rischia tutto. Tocco dentro per Oviero. Attenzione qui, troppo spazio. Poi c'è Okedina che è tornato, che salva tutto. Buono, buona comunque la sua partita di buono il suo ritorno, nonostante lo 0 di lucidità. Mamma mia, attenzione qui, Padelli ha preso il volo, poi di testa Bennett.
Bennett. Meno male che c'è Bennett. E poi in qualche modo fallo di mano. Attenzione qui, fallo di mano nostro. Fallo di mano nostro. Quindi possiamo respirare un po'. Dove cavolo era andato Padelli? Che uscita aveva fatto? Nah, c'è la miseria. Lui di recupero comunque. Cerchiamo di resistere perché davvero, cioè, siamo in difficoltà. È fondamentale a livello di classifica, ma anche a livello di umore, portare a casa questi tre punti in trasferta contro una squadra molto insidiosa. Attenzione qui, tocco dentro, destro, Rossi in qualche modo, e poi il prete e Madibo, come si chiama? Riusciamo ad uscire piano piano e l'arbitro fischia la fine. Ritorniamo alla vittoria, un pareggio, una sconfitta, una vittoria, e adesso ci giochiamo anche la quarta partita. E attenzione perché continua la sfida a distanza, perché l'Oxford pareggia 1-1. Questo vuol dire che noi siamo avanti e quindi siamo di nuovo secondi da soli. Questa è la classifica, infatti, no, come l'ho detto, però il Bolton ha una partita in più. Quindi vincendo siamo comunque a 28. Anche quella dietro, ha una partita in più. Ok, ci siamo ragazzi, però bisogna cercare di giocare meglio. Siamo stati bravi e fortunati, mettiamo Gargano adesso, siamo stati bravi e fortunati, soprattutto fortunati, perché non abbiamo giocato una grandissima partita e siamo riusciti a sbloccarla con un pallone rimesso basso da Ambrosino, se non erro, per Schumacher. Non possiamo andare avanti così, giocando in questo modo, dobbiamo cercare un attimo di ritrovare le nostre idee a livello proprio tattico. Vediamo comunque il Clinton Mannen, squadra che si trova al 17° posto con 15 punti, quindi 10 punti meno rispetto a noi. Giocano con un 5-3-2, non è facile perché tante squadre in questo campionato giocano con la difesa 5 e noi non siamo fortissimi lì davanti. Ambrosino non sta, diciamo, facendo vedere tutte le sue qualità. Campos si è un po' perso dopo un inizio straordinario, quindi ci manca qualcosina lì davanti e non è facile attaccare una difesa 5. Andiamo dentro, signori, quindi per la quarta e ultima partita di questo episodio. Ci siamo? È tutto pronto, signori? È tutto pronto? Squadra in campo, cerchiamo di chiudere in bellezza questo video con una vittoria, così per lasciarci alle spalle il brutto momento che abbiamo passato, che stiamo passando. Ma di botto, tocco buono per Campos che se la mette sul sinistro, calcio dalla distanza e si accende, eccolo qui. L'ho nominato. Tutti in piedi, ragazzi, tutti in piedi, perché questo giocatore ha qualcosa di più. Però dobbiamo metterlo nelle condizioni giuste di rendere, perché davvero, cioè, la qualità ce l'ha, si vede quando ha la palla, ce l'ha quella quasi, con quella qualità, quel tocco in più. Però non è facile quando è da solo, spesso perde palla, spesso non è cercato dai compagni. Però questa è l'ennesima dimostrazione che lui ha qualcosa in più. Gargano recupera palla, attenzione qui perché stiamo giocando bene, i primi tocchi sono buoni. Gargano fittata dentro, buona per Campos dribbling, non passa. Ambrosino sinistro, pallone dentro, 2-0, mamma mia. E finalmente un po' di fortuna, abbiamo vinto tipo 4 rimpalli abbiamo vinto. Finalmente un po' di fortuna, Ambrosino esulta sotto i tifosi avversari e quindi si prende anche i fischi e qualche panino lanciato in faccia. Un Ambrosino che li prende e se li mangia però. Ok, Dina, buon recupero palla, tocco dentro, ok. Oh, oggi vinciamo tutti i rimpalli in questa partita, dai. Ho capito com'è, questa partita è quella buona, ragazzi. È quella scriptata a nostro favore finalmente. Secondo palo per Hamilton, e buona Hamilton, al volo 3-0, sì, 3-0. E ci voleva, ragazzi, ci voleva. Hammer time, capo tecnico dopo 20 minuti. E finalmente, e magari questo capo tecnico scaccia via tutti i brutti momenti che abbiamo passato. Capo tecnico, quindi possiamo fare dei cambi, signori. Mettiamo Kai Kai a destra, facciamo riposare anche Walter Gargano e mettiamo il prete. Togliamo anche Campos, mettiamo Tomas. Fuori anche Rossi, dentro Yudabow. Faccio un po' di cambi, questo è capo tecnico. Per chi non sa le regole del mio canale, quando siamo in vantaggio di 3 gol o quando siamo in svantaggio. Oh, che bella giacchettina che si è messa Uce, che si è messo Uce, avete visto? Anche stile il nostro allenatore. Comunque stavo dicendo, con 3 gol di vantaggio o 3 gol di svantaggio è KO tecnico e quindi possiamo andare direttamente al risultato. Avanziamo fino alla fine, la partita finisce 3-2, ma non vi preoccupate perché è matematicamente impossibile essere recuperati. È impossibile, non mi è mai capitato, raga, non mi è mai capitato in 50.000 partite finite con un KO tecnico. Molto bene, anche l'Oxford vince 3-1 e quindi direi che possiamo andare avanti. La prossima partita contro la 17esima, però io mi fermo qui. Ne abbiamo fatte 4. Secondo me è già venuto. E questo è un grande problema, ragazzi. Ma Madibo in nazionale è un grande problema. Per fortuna che abbiamo il prete. Può giocare comunque in coppia con Gargano, anche a livello di caratteristiche. Ma Madibo e il prete sono comunque molto simili. Quindi diciamo che non perdiamo niente. Però è una cosa che va tenuta sicuramente in considerazione. Questa è quella classifica: 36, 28, 26. Io preferisco fermarmi qui. Per quelli che mi chiedono, Giuseppe, fai video un po' più lunghi. No, ragazzi, preferisco stare sempre intorno ai 16, 17, 18 minuti. Perché
perché voglio che tutti quanti voi restiate al passo con la serie. Lo so che i fedelissimi subito guardano il video, però ci sono alcuni fedelissimi che magari hanno da fare alle 19 e quindi si recuperano magari il video il giorno dopo e se ne guardano due insieme. Quindi ho bisogno che tutti quanti voi restiate al passo con la serie. Abbiamo fatto 4 partite, nel prossimo video ne faremo altre 4, però bisogna giocare come abbiamo fatto nell'ultima partita, perché davvero l'inizio di questo video è stato molto 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 difficile, poi siamo riusciti a riprenderci. Vediamo nel prossimo episodio quello che riusciremo a fare. Qui dal Cambridge è tutto, con l'esordio positivo di Okedina e anche Ambrosino e Campos che sono ritornati entrambi al gol. Sono molto contento di questo finale di video. Io vi saluto e vi ringrazio. Qui dal Cambridge è tutto, ci vediamo domani ore 19. Bella!